Sì, Aldo Tò, un derby accesissimo con una vittoria finale, sofferta ma una vittoria importantissima. Premetto che oggi avrò perso 2-3 anni della mia vita, perché una partita così è micidiale. L'importante era vincere, non ci interessa come, l'importante era vincere. Noi abbiamo portato a casa 3 punti soffrendo e forse ancora più bene. Sì, una partita strepitosa di tutti, avete sofferto, l'avete messa tutto, tu con il tuo amico Martino, hai segnato, però è stata la prossima in tante occasioni anche lui. 1-0 per me. 1-0 per te. A me basta così. Allora, dopo Colecoro, un'altra vittoria sofferta, splendida, ripetiamo sempre questo tema, ma perché bisogna anche soffrire in queste partite così. Adesso c'è il Catanzaro. Adesso, se mi permetti, mi godo questa vittoria. Mi godo questa vittoria in questo fine settimana. Ormai partite facili non ce ne sono con nessuno. Sia per magari per mancanza nostra che siamo un po' stanchi, abbiamo degli acciaccati, quindi partite facili non ce ne sono. La possiamo rendere solo noi facile giocando in un determinato modo. Se no, anche sul lato ben bene. Poi oggi una cornice di pubblico stupenda. Quando giochi così è tutta un'altra cosa, potevi giocare anche in 4, sono in 5 così, perché loro ci hanno aiutato moltissimo e spero di vederli sempre di più anche in Coppa Italia. Sì, perché ricordiamo che siamo in Lizza per andare alla finale, un traguardo strepitoso, speriamo che raggiungiamo il 12 marzo, giochiamo con Marcellese, quindi ricordiamo al pubblico di venire con gioco. Sì, faccio un appello che lo stesso pubblico di oggi ci possa seguire in Coppa Italia. Ormai siamo a un passo e vogliamo il loro supporto. Vincere in questo modo però con due mancavano due giocatori importanti. L'abbiamo fatto anche per loro, la vittoria è dedicata a quelli che c'erano e anche a quelli che non c'erano, soprattutto a quelli che non c'erano che ci hanno supportato dall'inizio alla fine e glielo dobbiamo perché fino a questo punto hanno sofferto e lottato con noi. Quindi ancora un'altra volta, ancora un altro spirito di gruppo. Questa non è una squadra di singoli, questa è una squadra senza ombra di dubbio, fatta da grandissimi giocatori, però siamo una squadra.